Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Allora, altra puntata di The Last of Us parte 2 Remastered. Eravamo appena scampati da una bufera, ci eravamo rifugiati in questa specie, credo che sembra una specie di libreria o qualcosa del genere, dopo essere stati nel supermercato e aver affrontato un po' di clicker e runner. E quindi riprendiamo da dove ci eravamo lasciati nella scorsa volta. Ragazzi, vi ricordo che per me è importante che mi supportiate, se mi volete supportare chiaramente, è un gesto gratuito, iscrivendovi al canale, lasciando un mi piace al video, sono due semplici click, nessun impegno da parte vostra, ma soprattutto nessun costo, ma per me è veramente un gesto importante. Andiamo avanti. Qua è chiuso. È chiusa con una catena. Ma non mi dire. C'è qualcosa laggiù. Sembra un letto. Ci abita qualcuno. Ma come ci entriamo? Qui non entra nessuno da parecchio. Forse rompendo uno di questi vetri. Non ricordo. No, qua siamo all'esterno, quindi non è possibile. Forse qua. Non ricordo, alcune cose non ricordo neanche io, ragazzi, quindi. Rompiamo il vetro. Cosa c'è qui? Materiale elettronico. Deve essere di Eugene. Sicura? Già, chi altri smanetterebbe con questa roba? Ma perché me l'ha nascosto? E che ne so. Chi può dirlo? Sì, c'era Eugene qui. Era una delle luci. Insieme a Tommy. Non lo sapevo. Già, sono finiti in un brutto giro. Per esempio? Una volta ha fatto saltare un presidio a Denver. Sono morti 3 soldati e 2 civili. Addio. Poi diceva di aver torturato un generale della Fedra insieme a Tommy. Però, non lo so, Tommy non mi sembra il tipo. Io non mi stupirei. Che vuoi dire? Lui e Joel hanno fatto di tutto per sopravvivere. Eh beh. In quelle situazioni, ragazzi, purtroppo, cioè, o sopravvivi o muori, cioè, non hai molta scelta, e poi chiaramente collezionabili, vabbè, questi non li prendo, quelli che riesco a prendere, poi gli altri li lascio, tanto vediamo che dice. Eugene, ti supplico, torna a casa. Se le luci vogliono salvare il mondo, che ci provino, che si occupino loro di dare la caccia ai militari e ai politici, e mi auguro trovino un vaccino in grado di salvare la razza umana. Magari un giorno potremo godere dei frutti delle loro utopie. Fino ad allora la mia priorità è la nostra figlia, Le luci possono fare a meno di te, tua figlia no. Continua a chiedermi quando tornerai, è sempre più difficile mentire. E poi mi manchi, non so quanto ancora potrò reggere questa situazione. Torna a casa, ti prego. Ti vogliamo tanto bene, Claire. La foto.
Qua c'è la porta chiusa, ma non c'è modo di aprirla. Trovate qua un generatore. Generatore. Banco da lavoro, Eugene. Con questi si possono modificare le armi. Prima di modificare le armi volevo però... Devo per forza andarci? Volevo vedere se c'era ancora qualche cosa da raccattare. Vabbè. Allora, cosa modifichiamo? Allora, pezzi e integratori sono risorse rare. Vabbè, usali come... Infine lì. Allora, il fucile abbiamo... stabilità e la capacità. Invece la pistola possiamo modificare la cadenza, stabilità, rinculo e capacità. La capacità già l'abbiamo. No, io vorrei fare quello del fucile. Abilità e capacità. E mi aumenta anche la velocità di ricarica. Quanto costa? 50. Entrambi 50. Dai. Aumentiamo un po' la capacità, che comunque, visto che le risorse sono rare. Sì, può funzionare. Ottimo lavoro. La pistola forse possiamo aumentare anche la capacità, sì, forse è l'unica cosa. Ok, no, non possiamo fare. Vabbè, niente. Per adesso ci accontentiamo di questo. Edina, scusi, No, oh, guarda. Eugene e Tommy. Beh, io avrei voluto prenderli prima questi qua, vabbè. Ellie, guarda a terra. Qua sotto c'è altra roba. Come si scende? Non da qui. Vedere se c'era ancora qualcosa qua. Ma... dovrebbe essere qua dove c'è il cavo. Passaggio segreto. Cosa teneva qui sotto? È una specie di alcova. Per questo non te ne voleva parlare. Spero per lui che sia davvero un'alcova. Era sempre così solo. Eh beh, direi. Oh mio Dio! È erba! Quintali di erba secca. Ora tutto si spiega. Ehi, a quel coso per il video. Ah. Il lupo allupato. Smash Brandy Scooch. Questi sono... porno. Gusti interessanti, Eugene. Beh, oh. Maria darebbe di matto se vedesse questo posto. Beh, dove si chiama come lei. Questa roba? Avrà impiegato una vita. Ah,
Mi spiace che non me ne abbia parlato. Avremmo potuto aiutarlo. La Maria, Maria, raga. Ha modificato una maschera antigas. Gesù, era in gamba. E beh, oh. Oh, che meraviglia. Sarà ancora buona? Perché l'erba va male? Scopriamolo. Sembra in difficoltà. Ah, ce la faccio. Cazzo. Dammi qua. Ah, certo, perché sei più forte. Ok, che... Già. Ma che cazzo ti salta in mente? Almeno l'ho aperto, no? L'odore è buono. Insomma, dobbiamo restare qui per un po'. Siamo intrappolate. Posso chiederti una cosa? Non lo so, tu prova. Su scala da 1 a 10. Dove 1 è assolutamente una schifezza. Mentre 10 è una folgorazione. Che voto daresti al nostro bacio di ieri sera? Perché ne stiamo ancora parlando se... L'hai definito un errore? Ho detto così? Io non ti capisco. Ti ho semplicemente chiesto un voto. Non lo so. Io gli darei un 6. Un 6? Wow. La sufficienza piena. Ok. C'era troppa gente intorno. Sì, ma 6. Oh, perché? Comunque adesso voglio sapere il tuo voto. Non ci spero. Siamo di nuovo con Abby. Ok. Dove sono? Grande, infatti. Oh mio Dio. Oh.
Ma sarà il caso di correre, secondo me, infatti, che sono troppo. Faccio scusate ragazzi, che non mi compare neanche la barra del vabbè.
Luca! È la via d'uscita! Idee su come salire? Prendi! Vai, ragazza! Spingiamola sul carrello! Stanno entrando! Avvicino la cabina alla finestra! No. Voi due tenete lontani gli... Ok! Maledizione, per la sorpresa! Fatto malissimo. Ci sono. Non allontanarti. Dove stiamo andando? Di qua. Andiamo. Non allontanarti. Torniamo alle porte. Di qua, forza. Sono Tommy, lui è Joel. Come ti chiami? Abby. Abby, stai bene? Sì. Resistere, dobbiamo tornare. Non arriveremo mai a Jackson. Dobbiamo sbarrare la porta. Tommy, non possiamo stare qui. Ma i cavalli non reggeranno no, fino a... No, i miei amici, loro sono in una casa qui a nord. È recintata, il perimetro è fortificato. E dove sta porta? Funzionerà. Io penso alla porta. Bene, tu vieni con me. Andiamo. Forza! Questa invece. A 12 anni ho trovato uno skateboard. Oh oh. E ho provato a salirci. Così mi è schizzato via da sotto i piedi. Ma e questa cicatrice? Sono caduta sul coltello. Ok. La bruciatura. Me la sono fatta io. Perché? Per coprire un morso. Era qui. Un infetto mi ha attaccata a 14 anni. E indovina? Sorpresa. Sono immune, quindi è rimasta solo un'impronta di denti con grosse cisti e... Au! Fanculo! Cosa? Ehi! Io ti ho raccontato una storia vera. Guarda che anche la mia è una storia vera. Te lo do io un morso. Hai sentito? C'è qualcuno? Jesse? Fermo, aspetta lì, ok? Non venire qui!
Ma che... Non guardare, forza, girati! Non ci posso credere. vabbè. Dovreste essere di pattuglia. C'è una tormenta là fuori. Quella è erba. Che ci fai qui? Gli altri contano su di voi, chiaro? È molto importante. Allora perché non sei all'avamposto? Perché Tommy e Joel sono scomparsi. Che vuoi dire? Li abbiamo aspettati un'ora. Cercavo i cavalli e ho visto le luci. Saranno tornati in città? Senza avvertire nessuno, è impossibile. Da quant'è che li stai cercando? Non molto. Ci dividiamo. Ognuno una direzione. Copriremo la zona in poche ore. Non potete andare da sole, è pericoloso. Appunto, se sono nei guai... Ok, io vado a ovest, Dina prova a sud, tu cominci da est, ma usate la testa, ok? Ok. Posto. Grazie. Sì. Posso parlarti un attimo? Vuoi che togliamo le selle? No, no, non importa. Affronteremo la bufera. Togliamo il disturbo. Avete spazio, asciugamani, roba così. Hai avuto fortuna. Non ne hai idea. Avete elettricità qua dentro. Dove cazzo sei stata? Ci sono dei pannelli solari. E questi chi sono? Da quant'è che siete qui? Da ieri. Ieri? Già. E che cosa ci fate qui? Siamo solo di passaggio. Voi due vivete in zona? Esatto, a 2 ore dalla collina. Dovreste venire con noi a fare scorte prima di partire. Ti ringrazio. Sono Mel, comunque. Tommy, mio fratello. Joel. È come se sapeste già di noi. Eh sì. Purtroppo sì. Nora, tutto bene? È andato. Mettetelo contro il vetro. Tommy! Lasciatemi! Lasciatemi! Puta madre. Joel Miller. Chi sei? Indovina. Che non mi fai il discorsetto che hai preparato e la facciamo finita. Mettigli un laccio. Forza. Marta!
Non c'ha più il ginocchio. Allontanati. Che stupido, stupido vecchio. Me la prenderò comoda. A piedi. Ok, scema. Avanti. Spero stiano bene. Joel! Tommy! Va tutto bene. Ah, ci siamo. Joel! Tommy! Da dove arriva? Da sotto. Joel. Merda. Fanculo. Lasciatemi, cazzo! Puttana! Presa! Ce l'abbiamo! Ok! Lascia! No! Li ammazzo tutti! Che succede? Lascialo! Ma chi è? Lasciatelo! Sei intrufolata! Non c'era nessuno di guardia! Non pensavamo arrivasse qualcuno! Che cazzo ti aspettavi? Dobbiamo andarcene prima che la città ci sia addosso! Falla finita. Vuoi quello che voglio io, vero? Fallo. Ora. Joel, alzati. Joel, alzati, cazzo! Basta, ti prego! Ti prego, non farlo! Joel, ti devi alzare! No! No! Giuro che mi ammazzo! No! 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 Mi ammazzo! No! Ragazzi, forse è una delle scene più forti di tutto il gioco. Ogni volta che la rivedo. Oh mio Dio. Ellie. Ellie. Mi dispiace. Jesse! Sono qui! No. No.
Ciao. Ehi. Ti spiace se mi siedo? Vieni. Maria ha paura che non mangi. Lei non può fermarci. Se avessimo gli uomini necessari, le persone in gamba, beh, Jackson si indebolirebbe. Quindi gliela facciamo passare liscia. No, non ho detto questo. Sì, però è quello che accadrà. E se tornassero i cacciatori? Sto parlando con te o con lei? È comunque un rischio. Fosse successo a noi, Joel sarebbe già a Seattle a quest'ora. No, non è vero. Ma certo che è vero, maledizione! Non possiamo sapere con certezza se vengono da Seattle. Washington Liberation Front l'ha eletto sulle loro divise. Forse erano giacche rubate. Ma che... E se il VLF si è spostato? Che stai dicendo? Sai cosa? Domani io parto. Se vuoi venire con me, bene. Non hai idea del casino in cui ti metti. Non sai quanto è grande il gruppo. Che armi hanno? Tommy, non mi interessa. Non mi fai cambiare idea. Dammi un giorno. Ne parlo con Maria. Ok? Magari ha qualcuno disponibile. E se non cambia idea? Beh, mi inventerò qualcosa. Solo un giorno. Ti prego. Va bene. Voglio passare da casa sua prima di andare. C'è una cosa che devo prendere. Ok. Non sono arrivata ai cavalli. Tommy ne ha preso uno. Ora Maria ha fatto chiudere la stalla.
Tommy. Troveremo una soluzione strada facendo. Un'auto, un cavallo, qualcosa. Ok. Arrivare fino a Seattle diventa un problema. Sarà più complicato. Puoi ancora cambiare idea se vuoi. Lo so. Non voglio che tu ti senta costretta. Ellie. Se vai, ti seguo. Punto. Devi prendere lo zaino. L'ho nascosto ai cancelli est. Pensavo saremmo uscite da lì. Ehi, se ti serve qualcosa te lo prendo. Voglio farlo io. Ok. Sto bene. Andiamo. Io ti aspetto qui. Grazie. È inutile vederli ogni volta, anche se, se so come è andata, diciamo così, quello che è la storia, però mette sempre un... è inutile, mi provoca delle emozioni ogni volta, non c'è niente da fare. Tutto a posto? Sì, è solo... vieni e basta. Maria, sto partendo per Seattle. Vorrei poter restare, ma non posso. Ho bisogno di fare giustizia. Ellie cercherà di seguirmi, ma tu fermala. Prendile le armi e nascondi i cavalli. Chiudile in una stanza. Ti chiedo del tempo per farla finita. Ti amo tantissimo, Tommy. Otterrà solo di farsi ammazzare. Perché non ha portato anche me? Serviva una squadra per inseguire quegli stronzi. Non potevo dartela. Vuoi davvero rinchiudermi? Preferirei che restassi. Te lo puoi scordare, cazzo. Preferirei che restassi, ma ti conosco bene.
Andrai con lei? Sì. E sperate di uscire di nascosto? Già. A piedi? Sì. Ho fatto preparare il tuo cavallo nelle stalle. Prendete le munizioni. Grazie, Maria. Vi chiedo soltanto un favore. Riportatemi quell'imbecille di mio marito. Ma certo. Va bene. Partite ora, finché c'è luce. Aveva un cacciatore addosso. Voleva affogarlo. E Joel non arrivava alla pistola. Cavolo. Hai avuto paura? Beh, ho reagito d'istinto. Mi sono lanciata sull'arma, l'ho afferrata e gli ho sparato in faccia. Quanti anni avevi? 14. Quanti anni avevi quando hai ucciso il primo? Un infetto, dici? No, un individuo cosciente e non fungibile. 10. Wow. Cos'è successo? Un tipo aggredì mia madre. Io lo pugnalai. Merda. Stavolta mi batti. Già, sono proprio cazzuta. Ci siamo perse? Direi di no. Ehi, un po' di fiducia. Ragazzi, ci fermiamo qua per questo episodio. I cannibali che hai incontrato con Joel. Ce l'avevano con voi? Forse questi del VLF sono collegati a loro? No. Non mi sembrava lo stesso gruppo. E i trafficanti del mercato nero di Boston? Dina, Joel ha fatto arrabbiare molta gente. Non ha senso tirare a indovinare. Ok. Almeno finché non avremo altre informazioni. Dicevo, ragazzi, ci fermiamo qua per questo episodio. Vi ricordo che se volete supportarmi lo potete fare in maniera gratuita, iscrivendovi al canale e lasciando anche un mi piace al video. Sono due semplici click da parte vostra, nessun impegno, nessun costo, ma per me è un gesto veramente importante. Detto questo, ragazzi, grazie per aver visto questa puntata e ci vediamo prossimamente.